Ribadisce il parere favorevole della giunta regionale al sito di Falcognana, scelto dal commissario Sottile per la nuova discarica di Roma. Il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, nel suo intervento durante il consiglio straordinario sui rifiuti alla Pisana, spiega che l'obiettivo dell'amministrazione è quello di costruire una nuova gestione dei rifiuti basata su riduzione, riuso e riciclo. Basta mega discariche, dice Zingaretti. Ora il modello è quello dei piccoli siti. E quello scelto è appunto quello che dista circa 3 km dal santuario del Divino Amore. Rispetto al ruolo della giunta regionale nell'individuazione del sito, Zingaretti ha precisato: il nostro ruolo è stato in questo processo quindi strettamente legato all'esercizio delle nostre competenze, con lealtà, in piena collaborazione con il lavoro del commissario, con il sindaco, con l'amministrazione provinciale e quindi con i livelli istituzionali, sulla base di due principi fondamentali: responsabilità e ascolto. Responsabilità, perché chi governa ha la prerogativa di scegliere, ma anche il dovere di non fuggire rispetto alle proprie competenze. Sì, abbiamo fornito come nostro dovere alla struttura commissariale una lista di tutti gli impianti di smaltimento autorizzati, in quanto è la regione che autorizza le discariche. Dopo i dovuti approfondimenti, il commissario ha ritenuto di scegliere la Falcognana perché ritenuta la soluzione più idonea, scelta che la Regione ha condiviso per le ragioni che ho appena evidenziato. Nel sito di Falcognana, l'unico, secondo Sottile, in grado di offrire garanzie per la salute dei cittadini e per l'ambiente, arriveranno 300 tonnellate al giorno, trasportate da 12 camion, uno ogni due ore e non 60 camion come inizialmente prospettato. Ribadiamo con chiarezza, non c'è nessun pericolo per la salute. A Falcognana si prefigura come un piccolo sito di servizio e ricordiamo l'impegno del Comune di Roma di promuovere attraverso un bando un'esportazione di materiali fuori dai confini della nostra regione. Zingaretti ha infine rilanciato la proposta di costituire un comitato con il municipio e con i comitati di Falcognana per partecipare alla gestione delle varie fasi del sito. È stata una protesta assolutamente civile.